di voler far vedere quello che sappiamo fare. Il servizio fatto bene, sicuramente, ma è proprio uno spirito diverso, quello che noi dobbiamo avere quando stiamo assistiamo a una liturgia. Stessa cosa per i sacerdoti, perché anche i sacerdoti non me ne vogliano e non mi picchino, poi sono ancora in mezzo. Però un rischio anche che si può correre per il sacerdote, quel sacerdote può incorrere, è quello di voler un po' troppo strafare, no? E quindi si vedono molte delle cose durante una celebrazione che effettivamente distraggono, secondo me, dalla liturgia, come per esempio mi è capitato una volta di vedere una processione territoriale dove praticamente avevano portato 15-16 cose al repertorio e secondo, non lo so, però a volte così corre il rischio per far contenti tutti i bambini, perché bisogna far vedere chissà che cosa, invece no, dobbiamo un po' ritornare a quello che è il rimettere un po' Cristo al centro, perché questa è la liturgia è Cristo, noi attraverso la liturgia facciamo questo incontro vero con Cristo. E quindi niente, non so se Padre Wilson vuole aggiungere, se vuole aggiungere qualcosa, non lo so. Niente, noi ci siamo un po', come dire, abbiamo un po' anche letto alcuni testi che parlavano della liturgia, oltre alla desiderio desiderare, e a me mi colpiva anche come lo stesso Ratzinger, quando ancora non era papa ma era cardinale, ci ricordava come la liturgia non riguarda noi, ma riguarda Dio. Dove poi noi partecipiamo grazie al nostro battesimo, ma non dobbiamo mai dimenticare che Dio è Cristo al centro. Lo puntualizzo sempre perché è importante capire questa cosa. Così come è importante quando noi partecipiamo a una messa, a non subirla, tra virgolette. E una volta mi è capitato per strada che una signora mi ferma e mi dice: ma sapraviamo a che ora c'è la messa? E io le rispondo: ma le messe noi le celebriamo alle 9, alle 11, alle 18. E questa signora mi guarda stupita, mi ha detto: che bello, hai detto celebriamo. Dice, come se anche tu, ho detto sì, perché in un certo senso ognuno di noi partecipa e celebra. E io penso che, ma loro me lo possono confermare, sono convinta che se un sacerdote si dovesse trovare di fronte a un'assemblea che non risponde, che non prega insieme a lui, io sono convinta che sì, la celebrazione fa, però senti, non lo so, tu che dici, non Sergio? Non lo dico io, ma quello che dici tu è giustissimo, no? Dice anche il Concilio Vaticano II, se leggiamo i documenti, è tutto il popolo che partecipa alla celebrazione. Il sacerdote è un ministro, quello ecco per il compito, ma tutti, ecco, celebriamo, tutti offriamo sacrificio, quel memoriale. Questo è importante capirlo. A volte noi siamo legati un pochettino a vecchi schemi, un pochettino alla messa, un pochettino e ce la portiamo dietro, insomma, come la partecipazione attiva delle persone è importantissima. Grazie a Dio ormai sta scomparendo anche quel modus vivendi di fare. Ricordo anche quando ero piccolino, quando
stavo a Corropoli, quindi andavamo a messa, le suore ci portavano a messa, dalla Badia a volte veniva un sacerdote tutte le domeniche, oppure ogni tanto scendevamo a Corropoli. E spesso però accadeva, perché nella Badia partecipavamo soltanto le ragazze a messa, quindi un pochettino seguivamo quelle che erano le direttive del Concilio Vaticano II. Ma quando scendevo al paese a Corropoli, spesso ho notato che durante la messa c'era chi diceva il rosario e chi diceva ecco questo, quindi, ma la persona non faceva per cattiveria, per carità, era perché era quello.